Ok, perfetto, direi di cominciare. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per aver aderito qui oggi al nostro webinar mirato fondamentalmente sulla conoscenza in termini prettamente tecnici a livello di configurazione su come va ad agire il motore APT Blocker in parallelo, in concomitanza con il motore antivirus, quindi quale è a tutti gli effetti il flusso della configurazione che bisogna implementare per ottenere un risultato finale, quindi essere considerati, tra virgolette, coperti da questo motore. Io sono Gianluca Pucci, Sales Engineer in affiancamento ad Emilio. Lavoriamo assieme da circa un anno fondamentalmente, quindi questa sessione verrà tenuta da me oggi. Sarò tranquillamente lieto di rispondere alle vostre domande. Se vogliamo dedicare un tempo di risposta, se vogliamo dedicare appunto spazio al dialogo fra di noi, lo potremo fare tranquillamente alla fine del webinar, della presentazione. Allora, è buona norma cominciare a identificare nuovamente come lavora, come deve essere interpretato il flusso di lavorazione, di applicazione del motore APT Blocker. Quindi, dove devo stare attento in termini di configurazione e che cosa devo ricordarmi per considerare valevole o meno l'effetto di questo motore. Allora, prenderemo come esempio, come sempre succede fondamentalmente, il nostro gateway della filiale di Roma, quindi per chi di voi è storico fondamentalmente, ha già assistito ai diversi webinar fatti da Emilio, conosce sicuramente questo dispositivo. Lo prenderemo come esempio per andare a capire, per andare a inquadrare i punti cardine della configurazione. Allora, innanzitutto vediamo di ribadire il flusso di lavoro, il workflow del motore APT. Il motore APT interviene esclusivamente dopo l'analisi fatta dal motore antivirus. Quindi, a livello, anche passatemi il termine, commerciale, fondamentalmente bisogna assicurare che la soluzione proposta non solo abbia il supporto della licenza APT attiva e valida, ma debba essere montata questa licenza, perché vi ricordo che si vende opzionalmente a un normale pacchetto bundle, deve essere montata su un dispositivo che ha quantomeno il motore GAV attivo e funzionante. Quindi il processo funzionale prevede affinché la soluzione completa sia valida per la funzionalità APT Blocker, bisogna avere il supporto del motore APT. Questo perché? Perché l'architettura dell'application control, scusate, l'architettura dell'APT Blocker prevede appunto di intervenire alla fine della scansione fatta dal motore antivirus. Prendiamo ad esempio fondamentalmente una proxy, andremo ad analizzare poi nello specifico su quali proxy possiamo andare a implementare il motore APT, e andiamo a concentrarci sui campi dove di solito va ad essere attivo il motore antivirus. Nel caso di una SMTP proxy in ingresso, quindi andiamo a fondamentalmente a prendere in considerazione la sezione legata agli attachment, nello specifico le due tipologie di analisi con cui vado a controllare e scansionare gli attachment all'interno di un corpo mail, che sono appunto i content type e i file name. Chiaramente possiamo interpretare i content type come un controllo un pochettino più profondo, un pochettino più specifico,
lasciare ovviamente i file name come sicuramente una lista da compilare, però chiaramente un pochettino meno persuasiva dal punto di vista dell'analisi virale. Allora, quello che succede in questo contesto è, prendendo in esempio questa configurazione, è l'applicare il motore antivirus al transito del campo application rilevato nei content type. Seguendo questo filone, succede che se la mail di turno contiene quanto segnalato, okay, quindi arriva fondamentalmente a contenere nel content type delegato agli attachment un'application riconosciuta, il primo step che viene fatto partire dalla analisi dei sistemi perimetrali dei vari motori watchguard è appunto quello, come ovviamente sapete, quello dell'antivirus. E infatti qui nella specifica azione ho attivato la WhoScan. Finito il lavoro della WhoScan, il cui compito è fondamentalmente di controllare il contenuto del content type e riconoscere tramite il sistema di matching delle eventuali signature virali che lui ha in pancia fondamentalmente, che lui ha aggiornato, ha tenuto come suo database di riferimento, e confrontarle eventualmente con il controllo fatto sullo specifico campo che sono andato a inserire. Quindi, fondamentalmente, se in questo contesto ho intercettato una signature virale o meno, verranno intraprese delle decisioni che sono le decisioni definite nella configurazione inerente a questo template proxy, implementate in questo contesto. Quindi, vale a dire, se un virus viene rilevato, rimuovi la parte del messaggio con il virus associato. Se invece ci si imbatte in un, e questa configurazione risulterà poi valida anche per una configurazione ottimale per l'APT, se ci si imbatte invece in uno scan error, quindi ricordo una delle motivazioni principali per cui può capitare uno scan error, quello ovviamente di imbattersi in un file protetto da password, oppure in un counter di errori che ha raggiunto i 5 errori durante l'analisi. In questo contesto, ovviamente, siamo in una situazione che possiamo considerare ambigua a livello decisionale e decidiamo, ai fini di dare una protezione valevole, una protezione massima, decidiamo di rimuovere la parte del messaggio. Ritornando alla nostra analisi, che vede appunto protagonisti il motore antivirus in questa specifica entry. Una volta che il motore antivirus ha finito il suo lavoro e ha considerato valevole, senza la presenza di traccia di signature virali, il file scansionato, scatta, se attivo ed abilitato, l'abilitazione, vedete, è molto semplice, si scende nella parte di configurazione e si flagga fondamentalmente l'attivazione del motore APT. Però ricordo che comincia a lavorare solo ed esclusivamente dopo aver attivato e finito come risultato finale l'analisi fatta dal motore AVUSCAN. Nel caso io selezionassi qualsiasi altro tipo di scelta in questo contesto, tipo ad esempio un allow o un drop, vi ricordo che il motore APT non parte con il suo sistema di analisi. In questo contesto, quindi, il motore AV ha finito il suo lavoro e quindi da questo momento in avanti parte l'analisi del motore APT Blocker, che ha due ulteriori fasi. Basandosi sullo stesso dimensionamento, e questo prendetelo come altra chiave di configurazione per una ottimale configurazione del motore APT, ha la stessa larghezza fondamentalmente, la stessa dimensione definita nel classico template di configurazione della proxy che sto analizzando, del protocollo che sto trattando a livello proxy,
imputa, tra virgolette, la sua scansione lungo tutta la stessa dimensione del limite di scanning file definito per la configurazione del motore antivirus. Avendo una dimensione massima, parlando sempre dell'APT, avendo una dimensione massima supportata di 8 megabit. Ritornando a noi, allora ritorniamo al fatto di analizzare questa specifica entry. Vi dicevo che alla fine del motore AV inizia a lavorare il motore APT blocker con una prima fase. Una prima fase prevede il confronto, quindi ricordo che è importantissimo, sempre dopo l'attivazione del motore antivirus, la prima fase del motore APT prevede un confronto fatto nella locazione del database in cloud di Lastline. Lastline, vi ricordo, è il partner che appoggia, che ci fornisce come supporto APT blocker. Viene fatto un confronto fra un hash del file analizzato e un database storico costruito da Lastline man mano che ovviamente le varie signature, chiamiamole così, di identificazioni di APT, di Advanced Persistent Threat, sono state intercettate. Quindi al minimo anche Lastline basa una prima analisi del suo controllo come confronto fondamentalmente con un database esistente di signature collezionate nel tempo, che ovviamente non mi aspetto di essere già riconosciute dal motore antivirus, perché altrimenti il motore antivirus avrebbe fatto il suo effetto e quindi ripulita l'azione in questo contesto. Nel caso in cui questa prima fase del motore APT blocker sia fallito, o quantomeno non fallita, abbia dato un risultato ulteriormente negativo nel confronto, scatta poi l'ultima fase di chiusura fondamentalmente del controllo APT, che è quella che noi tutti conosciamo, che è stata già presentata tante volte nei webinar fatti da Emilio, piuttosto che richiamata poi nella documentazione, nei datasheet che descrivono ottimamente la funzione del motore APT blocker. Parliamo quindi della sandbox. La sandbox è quell'area virtuale dove esistono, dove vengono fatti girare a tutti gli effetti, tecnicamente parlando, delle macchine virtuali, quindi parliamo di sistemi operativi virtuali, parliamo di CPU virtuale, parliamo di RAM virtuale. Viene dato in pasto in questo mini laboratorio virtuale, questa sandbox, questa scatoletta di sabbia a tutti gli effetti, che costituisce un orticello di prova per la nostra applicazione da analizzare, e quindi viene elaborato in un contesto di simulazione il file che ha passato in maniera indenne il controllo antivirus e la prima fase del controllo dell'APT blocker. In ultima fase viene quindi fatto elaborare in questa sandbox al fine di vedere, di scoprire, di analizzare i risultati che questa applicazione può incentrare sui vari sistemi operativi, sulla CPU, non solo quindi l'impatto sulle componenti software, perché ovviamente una applicazione può rimanere latente per un certo periodo, quindi a livello software non me ne accorgo subito. Ma un'analisi fatta su alcune componenti della CPU e sull'effetto eventualmente immediato che ha, ad esempio, sulle componenti RAM, quindi prettamente hardware, mi facilita l'individuazione di un'anomalia, quindi di un qualcosa che non sta andando come normale flusso, come dovrebbe, quindi si ha un feedback negativo in restituzione da parte del cloud di Lastline. Feedback che viene interpretato dal mio dispositivo XTM come il riconoscimento finale di una minaccia avanzata, quindi di un Advanced Persistent Threat. Nello specifico, quindi, laddove io, nei tutti i template proxy che posso andare a configurare e su cui poi
sopra posso montare tutti i miei motori aggiuntivi che WatchGuard mi mette a disposizione. Identifico tutti i campi dove posso andare a far lavorare il motore antivirus e quindi l'obbligo di andarlo ad abilitare in quel contesto, per ottenere in parallelo e contestualmente anche la conseguente analisi del motore APT. Ripeto, è importantissimo considerare questo aspetto perché altrimenti il motore APT non fa il suo lavoro. Sfruttando lo stesso motore di scanning dell'antivirus, lo richiede in maniera mandatoria come livello di configurazione. Quindi il mio suggerimento è andare a, per ottenere ovviamente il risultato sperato, andare a attivare il motore AV in tutte quelle transazioni dove rischiamo, tra virgolette, di acquisire delle infezioni. Quindi il maggior mezzo di propagazione, ad esempio, di una signature che ha caratterizzato, che ha implementato un po' di danni da questo tempo a questa parte, ad esempio CryptoLocker, e il mezzo di diffusione fondamentalmente molto spesso la mail, andare quindi a lavorare sugli attachment dei content type e dei file name, forzando laddove ritengo più ovviamente più opportuno come contenuti attaccabili, forzando la scansione del motore antivirus su quei contenuti e definendo in maniera finale appunto l'abilitazione contestuale del motore APT Blocker e ovviamente della configurazione del motore antivirus, dal fatto che, come vi dicevo prima, diventa basilare per il motore APT. Anche per quanto concerne, prendiamo ad esempio un'altra proxy nello specifico, relativamente a un template customizzato, e andiamo ad individuare i campi dove solitamente può essere i campi dell'HTTP response, quindi quando il server mi invia dei contenuti dopo la mia consultazione, quindi a seguire dalla mia corrispondente HTTP request, i campi dove solitamente posso intercettare dei contenuti, dei file che mi restituiscono in maniera illecita probabili Advanced Persistent Threat. Quindi anche in questo contesto, nello specifico tutte piuttosto che quelle che ritengo opportuno, poi ovviamente una configurazione va anche customizzata, ma anche in queste condizioni vado ad attivare il motore AV-Scan, che vuol dire, parallelamente all'attivazione del motore APT, vuol dire attivare contestualmente l'analisi, il workflow che vi dicevo prima, quindi l'analisi del motore antivirus. Finita quell'analisi, l'intervento del controllo in cloud con la scansione delle signature da parte di Lastline ed in ultimo, in caso di ulteriore negatività di riscontro, il risultato finale che è l'applicazione appunto della sandbox, quindi della parte finale del motore APT Blocker. In questo contesto però risulta importante andare a lavorare sui campi dove normalmente andate ad attivare il motore antivirus e capire che quali sono ipoteticamente le tipologie di contenuti che possono portare all'interno il malware. Però la cosa importante è concettualmente andare a capire l'efficacia innanzitutto è l'essere mandatorio dell'attivazione del motore antivirus appunto. Alcuni parametri importanti prima di andare poi a definire diciamo così la configurazione, che è veramente molto banale, del solo motore APT, alcuni parametri importanti propri e mandatori del motore antivirus al fine di essere un controllo valevole anche per l'APT, perché vi ricordo che si utilizza lo stesso
flusso di lavoro che il motore APT e che il motore antivirus all'interno, si usa lo stesso flusso di lavoro anche per il motore APT. In prima battuta vi suggerisco vivamente di non scendere al di sotto dei 512 kB come dimensionamento. Questo vale su tutte i controlli che andate a fare, perché il motore APT può essere attivato sulle proxy HTTP e HTTPS in associazione alla Deep Packet Inspection, quindi questo è essenziale anche da ricordare. Creando un template HTTPS devo andare a richiamare, lo possiamo fare subito per dare a capire quello che stiamo intendendo. Creando una proxy HTTPS devo andare a richiamare, ad attivare la Deep Packet Inspection al fine di tirare via la parte di cifratura che mi renderebbe illeggibile il contenuto, il payload dell'HTTP, ed andare poi a implementare all'interno un template HTTP che abbia internamente l'antivirus e il motore APT abilitato. Solo in questo contesto riesco ad essere efficace anche per quanto concerne l'analisi dell'HTTPS. Vi ricordo quindi che l'APT può essere attivo all'interno di un motore, all'interno di una proxy SMTP, all'interno di una proxy HTTP ed HTTPS ed all'interno di una proxy FTP, laddove fondamentalmente analizziamo quei protocolli dove transitano in qualche modo e maniera dei file e dove io normalmente faccio lavorare il motore antivirus. Vi dicevo del motore antivirus, quindi alcune peculiarità essenziali da abbinare al funzionamento del motore APT blocker proprie del motore antivirus. Quindi, in prima battuta, il suggerimento, il vivo suggerimento di non scendere dimensionalmente al di sotto dei 512 kB come dimensione del file. E superiori, ovviamente, dimensione del file minima da analizzare. Sapete che in maniera dipendente dal modello esiste la possibilità di trovarsi davanti un limite impostato di default, ma mi raccomando, non andiamo a scendere al di sotto di del limite che vi ho detto prima. Questo è molto molto importante. In seconda battuta, nella configurazione generale del motore antivirus, l'importanza di selezionare e di rendere attivi, anche per quanto riguarda il workflow del motore APT, i 5 livelli di compressione che il sistema antivirus può implementare per l'analisi dei file compressi. Quindi mi raccomando, attivare, anche se di solito lo diminuite per qualsiasi ragione, nel caso in cui abbiate in parallelo da dover far funzionare anche il motore APT, ricordatevi assolutamente di innalzare questo livello del livello massimale al fine di renderlo valevole anche per l'analisi in seconda battuta del motore APT. Ok? Detto questo, a livello generale, diciamo così, nella configurazione, quella che di solito è la configurazione dei servizi perimetrali, se vogliamo, il motore APT è quello che richiede meno interventi, nel senso che esiste la possibilità di ricevere come feedback da parte di Lastline una classificazione sul livello di minaccia, alto, medio e basso. In questo contesto, per ragioni di test, abbiamo il livello di drop sull'alto e il medio, ma il mio suggerimento è comunque in assoluto attivare l'azione di drop su tutti i feedback che io ricevo a prescindere da parte del motore di APT blocker. Quindi, perché comunque in ogni caso, anche se il livello è considerato basso, si tratta sempre di una minaccia avanzata, cioè di una qualcosa che ha già superato il controllo del motore antivirus e che quindi è da prendere con le molle. Quindi, in
il drop in assoluto su tutti i livelli ricevuti, e la cosa importantissima è la produzione di alarm e log. E vi invito calorosamente a valutare la soluzione della PT Blocker in assoluta associazione con Dimension, perché vi ricordo che la visibilità vi serve per produrre, oltre a ovviamente all'informazione dovuta a quali amministratori del sistema, ma vi serve in assoluto per produrre documentazione per vedere l'efficacia o quantomeno andare ad analizzare una casistica specifica, andare a vedere appunto l'efficacia del motore stesso. Quindi, in assoluto, come sempre, l'attivazione dei log generici e l'enable logging for report all'interno di tutte le proxy in cui siete andati ad implementare il vostro motore APT. Ritornando alla configurazione, ovviamente poi nell'eventualità in cui il vostro sistema di notifica non sia impianta stabile sul log server o sul Dimension, lo vogliate estrapolare in una maniera diversa le informazioni ricevute, potete sicuramente appoggiarvi ad un SNMP server con l'invio dei trap, oppure il classico invio della mail grazie al lavoro fatto dal log server nelle componenti del log server stesso e del Dimension. Quindi la componente di Dimension che lavora come log server ha la possibilità di inviare via mail le notifiche inerenti al sviluppate grazie proprio all'intervento positivo o negativo che sia del motore APT Blocker. In ultimo, giusto per regolarità, fondamentalmente vi faccio vedere anche l'ultima proxy sulla quale è possibile attivare e il motore antivirus e ovviamente anche il motore APT Blocker, che è appunto la proxy di tipo FTP. Andiamo a lavorare laddove discrimino l'analisi dei file, quindi nelle situazioni di download e di upload del file, con la classica tabellina fondamentalmente che riconoscete. Quindi in questo contesto andare a startare l'analisi tramite il motore antivirus, che equivarrà anche, ovviamente opportunamente abilitato, anche alla contestuale attivazione del motore APT Blocker. In ultimo, sicuramente una osservazione che non si trova e che sono sicuro che voi conoscete direttamente, un'osservazione che non si trova nei manuali, non si trova nell'ambito della configurazione, non c'è nessuna spunta specifica. È quella ovviamente del buon senso, nel senso che, ad esempio, vi pongo un esempio capitato. Capitato da qui a breve, poco tempo fa, considerando che i file.cab non possono essere in questo momento, ma ci stiamo lavorando, non possono essere analizzati ed individuati dal motore APT. Lo sono da parte del motore antivirus, ma non di quello APT. Chiaramente a questo punto l'invito a pensare a metterci ovviamente qualche attenzione in più, e anche al veicolare determinati tipi di contenuti, come vedi il file.cab, non propriamente elaborabili da un utente standard, da un operatore di qualsiasi livello, che non debba essere propriamente attinente al fatto di maneggiare, di manipolare i file.cab, ma chiaramente di utilizzare i flussi standard di lavoro, quali mail, quali contenuti web nello specifico, quali FTP, per far transitare quei file di contenuto e di possibilità di elaborazione più
diciamo così, più friendly e più maneggevole da parte di un utente normale. Quindi evitare di far transitare, anche se in qualche volta può essere comodo, anche solo da utilizzare un utente come metodo di passaggio, ma evitare di far transitare determinati tipi di file in protocolli di uso comune. Questo ovviamente è, come vi dicevo prima, non fa parte della storia della configurazione, ma fa parte ovviamente del lato informazione, che è un elemento che deve essere alla base della cultura della sicurezza e che mi premeva fondamentalmente sottolineare. Allora, a livello di funzionalità è quello che ci premeva mostrarvi, quindi darvi un'impronta di configurazione, quindi andare a vedere i menu per i quali devo andare ad agire fondamentalmente e come devo trattarli per l'attivazione del motore antivirus che già conoscete e in associazione all'Advanced Persistent Threat, quindi all'attivazione del motore APT Blocker. Quasi quasi oserei dire che c'è più da stare attenti sulla contestuale attivazione dell'antivirus piuttosto che dimenticarsi il semplice banale flag dell'APT, perché poi alla fine l'APT, la configurazione di per sé, non il lavoro, ma la configurazione dell'APT risulta essere molto molto semplice. Ma vi ricordo ancora una volta l'essenzialità dell'attivazione del motore antivirus per dare poi adito all'elaborazione del motore APT. Detto questo, possiamo dare il là alle domande se avete qualcosa da chiedermi. Vi darò poi dei riferimenti, diciamo così, utili per magari delle domande che vi vengono in un secondo momento. Vedo che alcune domande ci sono già, le vado a leggere. Allora, Davide ci chiede dove si imposta il log e dove vado poi a vederne i frutti fondamentalmente, nel lato dimension. Allora, per quanto concerne l'APT, il logging si abilita in maniera generale, come vi ho fatto vedere prima, nella configurazione della parte APT, quindi nel motore APT sotto APT Blocker, andarlo ad attivare negli alarm e nei log per la produzione inerente alla notifica di ricezione di una notifica negativa, quindi di una minaccia rilevata di livello alto, medio e basso. Io devo essere informato in tutti e tre i casi. E poi ovviamente per completezza andare a richiamare con il solito log dell'enable logging for report all'interno del template della proxy, quindi per andare ad associare poi la minaccia rilevata al protocollo che la sta veicolando, quindi l'enable logging for report in questo contesto, nelle caratteristiche generali. E ovviamente poi per completezza, visto che il template della proxy è associato sempre ad una policy, andare poi ad attivare la notifica direttamente nella policy che regolamenta il traffico appoggiandosi al template detto. Vado solo in ordine, le domande sono un po', quindi vi prego di pazientare. Allora, Moreno ci chiede nello specifico come lavora come lavora la sandbox. Allora, io l'ho riassunto per questioni di praticità, di velocità. Vi invito, e poi vi farò vedere, per apprezzare meglio e vedere anche fondamentalmente, toccare con mano come ha lavorato e come lavora nello specifico con maggiori dettagli la sandbox, vi invito a vedere, ad andare sul nostro sito watchcarditalia.com, nell'area riservata ad i webinar. Esiste un fantastico webinar, un'elaborazione online fatta da
Emilio, che dimostra, fatto un po' di tempo fa, quindi quando il sistema Apt Blocker è sbocciato, che dimostra tutti gli effetti con l'analisi online di un file, come viene intercettato il file stesso, che è l'applicazione pratica di quello che abbiamo visto a livello di configurazione oggi, ma nello specifico Emilio vi proporrà, vi indicherà anche dei dettagli maggiori su come funziona la sandbox, quindi come questo orticello virtuale costituito da macchine su cui sono montati diversi sistemi operativi. Addirittura esistono delle possibilità di intercettare anche minacce avanzate su base di XP, nonostante sia stato dismesso. Dicevo, macchine costruite a livello di sistema operativo, di CPU virtuale, di RAM virtuale, su cui vengono fatte girare queste applicazioni al fine di vedere il danno o i comportamenti anomali su quelle che sono e le componenti software, quindi il sistema operativo di per sé, e eventuali danneggiamenti, e le componenti hardware, CPU e RAM. In base ai risultati di questa elaborazione, il sistema di sandbox mi restituisce l'informazione dicendomi: guarda, questa particolare applicazione ha causato queste particolari problematiche in questo contesto. Quindi non è un'applicazione da considerare benevola perché ha creato dei danni che non hai visto nelle scansioni precedenti. Ma vi invito ancora a consultare il webinar di Emilio per avere delle idee molto più chiare in termini pratici. Vado avanti. Allora, non so se sia una domanda o un'affermazione da parte di Stefano, ripeto, sto andando in ordine, che ci chiede o ci testimonia, perché manca il punto interrogativo finale, sul fatto che sia, che se ci siano stati effettivamente dei casi di successo inerenti proprio all'individuazione di CryptoLocker, di CryptoWall e compagnia bella intercettati dal motore APT. Allora, la risposta è sì. La risposta è sì, ci si è lavorato, si è dovuto lavorare un po', quindi ovviamente è stato essenziale, come al solito lo è, il lavoro di voi partner, perché ovviamente si sono individuate tutte quelle caratteristiche fondamentali che vi ho detto in precedenza, quindi si è arrivati a definire l'assoluta efficacia con il livello massimale di livelli di compressione di analisi dei file compattati, e soprattutto il dimensionamento al limite minimo di 512 kilobyte per quanto concerne il pezzo di file da analizzare. Però diversi clienti ci hanno, con dei test autoprodotti, tra virgolette, ci hanno notificato assolutamente l'effetto positivo contro queste minacce. Allora, Nicolò ci chiede di valutare l'effetto, diciamo l'esempio pratico con un attacco di tipo APT. È una cosa che si può fare, ma è da fare con l'assoluta cautela. Vi invito, perché è stato già fatto, lo avete già come laboratorio online presente, a guardare il webinar di Emilio sull'area dedicata watchcardItalia.com nella sezione webinar. Lì si vede effettivamente il lavoro su un server HTTP, il lavoro che un codice malevolo specifico rilasciatoci dalla Slime è stato fatto elaborare su un server HTTP e se ne sono valutati appunto gli effetti. Allora, il motore APT, rispondo a Marco che ci chiede, per
per il post-infection. Il motore APT tende a lavorare, tende ad agire su una fase preliminare, su una fase di prevenzione. Lo definirei valevole dal punto di vista della prevenzione rispetto all'infezione, perché chiaramente non, nel caso in cui malauguratamente o senza, diciamo così, senza mezzi termici, ma magari non si è attivato prima il motore APT e si è subita l'infezione, attivarlo in un secondo momento oppure in un contesto successivo non dà modo al motore APT di essere valevole sull'intercettazione dei command and control, quindi quelli che poi sviluppano ovviamente il fatto che la vostra macchina diventi membro di una botnet piuttosto che di un sistema complesso. Il motore APT lavora in termini di prevenzione, per questo vi ho detto che è importantissimo accompagnarlo anche al sistema dimension o quantomeno ad un collecting di log utile tale da appunto avere tutte le informazioni su quello che stiamo in qualche modo trattando e subendo. Allora, vado avanti. Allora, mi appello a Marco, che ci notifica giustamente come l'applicazione dell'APT all'interno delle proxy HTTPS subisca, tra virgolette, una criticità a livello di configurazione nell'inserire delle whitelist per le quali i siti debbano poi essere correttamente visitabili. Sull'ultima release è stato inserito in appoggio al motore WebLocker il fatto di poter inserire nella proxy HTTPS, facendo appello alla categorizzazione dei siti web, quindi del motore WebLocker appunto, anche il fatto di ripresentare la stessa lista per le eccezioni e andare a ridisegnare il piano di analisi specifico per i siti per i quali si vuole implementare il controllo di packet inspection. Quindi il profilo di WebLocker per il quale vogliamo andare a bloccare le categorie è comunque sempre il solito appoggio per la proxy HTTPS, ma contestualmente nell'area eccezioni si ha la presenza sia di implementare dei domini, sia eventualmente di ricorrere, di rivedere a tutti gli effetti la lista dei siti, delle categorie di siti WebLocker e scegliere sulla base di quella lista su quali siti consentiti voglio andare ad applicare la DPI. Spero di aver risposto. Diego ci chiede lumi sul proxy di tipo POP3, sulla quale, ahimè, in questo momento, ma ci stiamo lavorando, non è implementabile il motore APT, ma unicamente il motore antivirus, quindi valevole per ambientazioni su cui ovviamente non si ha il server di posta in casa e quindi situazione per la quale è stata studiata il meccanismo di APT da applicare sulla ricezione della posta del server, che poi ovviamente ha già quindi effettuato, ha già superato un controllo, quindi la sessione, quando il server di posta è locale, la sessione POP3 di download sui client non richiederebbe questo lavoro. Ovviamente c'è, come Diego ci fa giustamente notare, anche casistiche dove il server è all'esterno e in questo momento non è una funzionalità supportata, però l'abbiamo già in roadmap e la implementeremo a breve. Allora, rispondo a Luca che ci chiede ovviamente come il fatto di aver intuito come si produce il login, ma come andarlo ad analizzare.
Il login prodotto con il sistema Dimension utilizza di Dimension stesso la facilità di interpretazione grafica che Dimension ci fornisce. Nel momento in cui viene intercettata una negatività APT, appare contestualmente il menu relativamente ai report, relativamente alla traccia effettiva di analisi dell'APT interpretata, che ci fa ricondurre sia geograficamente, sia dal punto di vista dell'ID effettivo, sia ovviamente da che tipo di contenuto malevolo la minaccia APT ha intercettato, tutto ovviamente conducibile, tutto ovviamente consultabile tramite il log, il drill down del log fatto proprio su Dimension. E ovviamente potendoci appoggiare anche la parte di reportistica che Dimension ci fornisce, anche il fatto di produrre a tutti gli effetti un report schedulato o piuttosto che al richiamo effettivo, un report per il quale appunto avere nero su bianco l'efficacia del motore stesso. Quindi Dimension, la risposta che posso dare a Luca è Dimension da utilizzare assolutamente in questo contesto, grazie alla sua semplicità grafica, mi rende perfettamente consultabile e capibile tutto l'analisi che il motore APT ha tracciato e ha rilevato grazie alla sua funzionalità. Allora, Luca ci chiede le tempistiche. Chiaramente vi ho detto di una fase di analisi di sandbox. Credo sia riferito a quello la domanda. Allora, nello specifico, ovviamente il prodotto, la soluzione ha una storia relativamente breve. Possiamo contare all'incirca meno di un anno di attività operativa a tutti gli effetti, anche se consideriamo che lo sviluppo effettivo ci sia arrivato negli ultimi mesi. Dati alla mano però, dalle statistiche, da alcuni dati forniti da Lastline, parliamo di stima media, di tempo medio stimato, si va da un 60 a un 90 secondi per completare correttamente tutto il flusso di analisi nelle condizioni di base di una porzione di file che arriva in sandbox. Quindi queste sono le tempistiche dettate appunto da una sessione standard che fa il ciclo completo. Continuo con le domande, abbiate solo pazienza per chi le ha fatte in ultimo, ma sto partendo dall'alto. Allora, Alberto giustamente ci notifica il fatto che un altro motore noto di WatchCAR, quindi Reputation Enabled Defense, abbia la possibilità di bypassare lo scanning degli URL sulla base o meno della reputazione notificata e quindi come correlare questo discorso con il motore APT. Esiste comunque sempre la condizione che vi dicevo inizialmente, che perché il motore APT abbia luogo deve assolutamente essere attivo il motore antivirus, deve operare, non solo attivo, ma deve operare il motore antivirus. Ergo, in questo contesto potete tranquillamente utilizzare il Reputation Enabled Defense, ma non attivando, nel caso in cui abbiate il motore APT, per i motivi che vi ho detto, per i motivi di architettura che vi ho detto, non attivare il bypass scanning sulla ricezione della buona reputazione. Continuo a leggere le domande, solo un attimo. Allora, Marco ci chiede una domanda che richiama un po' un argomento già trattato. L'APT, allora, lui ci chiede fondamentalmente che tipo di, nel caso in cui l'hash MD5 non intercetti il file e quindi si passa in sandbox,
In questo contesto, se nell'eventualità che il file non superi questa fase, che quindi venga in qualche maniera installato, che tipo di effetto si ha? Se si riesce a proteggere anche in una fase non preventiva, ma in una fase di infezione già avvenuta. L'analisi dei flussi di traffico in questo contesto sono tutte azioni preventive, quindi se nelle mie proxy di analisi HTTP piuttosto che SMTP piuttosto che POP3, io ricevo il file infetto, prima ancora che esso arrivi sulla mia macchina, perché è lì che va a lavorare, io parlo di azione preventiva. Se in qualche modo il file arriva alla macchina, vuol dire che non c'è stata l'azione preventiva, vuol dire che il controllo APT non è avvenuto. Perché? Perché non è che il file è tranquillamente utilizzabile nel momento in cui nel momento in cui parte del file stesso stia lavorando nella sandbox, ma l'acknowledge finale per il download viene dato effettivamente e unicamente ottenendo il resoconto finale dell'APT. Quindi, se l'APT è configurato correttamente, come vi ho detto, non ci sarà mai il caso di infezione dovuta al fatto di poter manipolare il file prima che la sandbox mi restituisca il risultato. Si parla sempre di atto preventivo, non di atto ad infezione avvenuta. Allora, in buona sostanza risponda Fabio che ci crede, oltre a CryptoLocker, quali sono le minacce malware più diffusi? Allora, in generale, l'APT in questo momento trova un riscontro abbastanza forte sui ransomware, ovvero tutti quei tool, tutte quelle, quei malware aditi a in qualche modo e maniera, quindi anche assimilabili al concetto di cybercrime, un po' più a larga scala, ma aditi a rubare delle informazioni o a carattere di danno d'immagine per perseguire un vantaggio economico in qualche modo e maniera, oppure addirittura direttamente come un esempio CryptoLocker stesso, ottenere direttamente tramite riscatto, da qui ovviamente la parola ransomware, richiedendo appunto in qualche modo e maniera del denaro per ridare la possibilità di poter riutilizzare i propri dati. Il contesto su cui sta lavorando l'APT è proprio questo, quindi è una nicchia, tra virgolette, di Advanced Persistent Threat, quindi di malware avanzati, che proprio perché sono avanzati non hanno uno scopo similare magari a un virus, che è quello di mettere per passatempo fuori uso un'eventuale macchina, ma è uno scopo mirato, proprio perché è anche considerato persistente, che è quello di ottenere delle forme di guadagno proprio da queste tipologie di attacchi. È una delle famiglie un po' più end user, tra virgolette, che sta colpendo grossa parte delle piccole e medie aziende, sono proprio i ransomware che si basano su questo concetto, di cui appunto CryptoLocker è un rappresentante. Risponda Marco, non abbiamo al momento come watchguard soluzioni per il post-infection, proprio perché l'APT, vi ho detto che lavora a livello preventivo, non andiamo a lavorare sull'endpoint al fine di poterlo salvaguardare anche da un'azione di post-infezione. Allora, rispondo a Stefano che inoltra la sua domanda ad una domanda più che altro di carattere di prevendita, nel senso ci chiede una sorta di dimensionamento spannometrico su una ventina di utenti con le classiche proxy implementate, quindi eventualmente anche i controlli perimetrali ausiliari che WatchGuard propone. E su che tipo di macchina bisogna andare a lavorare, a prendere in considerazione.
È una domanda che implica una fase di analisi un pochettino superiore. Con, diciamo così, dovessi dirti sui dati di targa, quindi non considerando magari le eventuali VPN concorrenti, non considerando magari il tipo di linea dati, se una o due linee dati che hai a disposizione. Su questo arco di utenti, quindi sulla ventina di utenti contemporanei che devono fare un normale traffico internet di HTTP piuttosto che posta elettronica con l'attivazione dell'apt blocker e contestualmente del motore antivirus, su quell'arco di utenti, ripeto, ma è una valutazione spannometrica, io penserei all'XTM33. Massimo ci chiede informazioni inerenti all'analisi dell'APT su protocollo IMAP, anche questo è in roadmap e non abbiamo al momento identificazioni utili in termini di tempo, purtroppo. E ok Marco che ci conferma l'aver capito che il flusso dopo l'hash MD5 elaborato dalla slime non restituisse, in caso appunto di feedback negativo, non restituisse il file, ma comunque procedesse a passare direttamente sulla sandbox. Allora, io non ci sono altre domande, io vi ringrazio e vi invito a scriverci. Nel caso in cui le domande vi vengano in un secondo momento, vi invito a scriverci a prevendita-italia-watchguard.com. Ripeto, prevendita-italia-watchguard.com. Vi ringrazio ancora dell'attenzione e vi do appuntamento, alle prossime volte. Grazie mille. Ah sì, chiaramente il webinar è stato registrato. Tempi tecnici lo metteremo online nei nostri soliti canali e vi informeremo, quindi lo troverete sicuramente da qui a breve su www.watchcarditalia.com. Grazie mille.